Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato di Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. La domanda: abbiamo creduto abbastanza? Nel Vangelo si parla di condanna e di punizione. Tante volte abbiamo pensato di meritarci questo da Dio per i nostri errori. Appunto, condanna e punizione. Abbiamo pensato che Dio è come gli uomini: prima o poi ti chiede il conto, prima o poi esegue la sua vendetta. Ma abbiamo ascoltato veramente le parole che il Figlio ci dice del Padre, Lui che è la parola per eccellenza? Le parole in Giovanni sono: Dio è amore e il suo perdono è vero e gratuito. Occorre fermarsi e ripeterlo: amore, vero, gratuito. Se usiamo la ragione per questi argomenti di fede, è facile che andiamo in crisi. E forse è anche un bene. Dobbiamo convertirci, perché il pregiudizio che abbiamo su Dio è l'opposto. Allora, la verità è che non c'è più nessuna condanna per chi crede, per chi ascolta, per chi fa le opere di Dio. Il nostro passato non possiamo cambiarlo, e nella misura in cui non ci aiuta ad andare verso Dio, non dobbiamo più nemmeno piangerlo. È nel presente, infatti, che possiamo gettare le basi di un nuovo futuro. Dio ci viene incontro nel suo Figlio, che è luce per rischiarare le nostre tenebre passate. Ed è Lui stesso che ci vuole con sé, per godere di Lui che è luce in eterno.